Un programma offerto da Maranauto, nuovo salone in via delle Officine 1 a Spoleto. Amici di Spoleto Online, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata della Grande Corsa 2014, l'approfondimento politico in vista delle imminenti elezioni amministrative, anzi ormai dell'imminente ballottaggio fra i due candidati sindaco rimasti ancora in lizza, Dante Andrea Rossi del Partito Democratico e della coalizione del centro-sinistra e Fabrizio Cardarelli, rinnovamento per Spoleto e Spoleto Popolare. Innanzitutto una domanda di ordine strategico. Avete deciso se vi apparenterete o meno con qualche altra lista? Prego Rossi. Io anche questo ringrazio della domanda, perché abbiamo nel nostro stile preso un impegno al primo turno e stiamo andando avanti ribadendo che la coalizione è quella che abbiamo presentato ai cittadini per garantire governabilità, e alla luce anche delle esperienze passate dove c'è stata molta conflittualità in Consiglio Comunale. E noi manterremo la stessa coalizione, aperti al confronto sui contenuti con tutti i cittadini e cittadine. Perfetto, dobbiamo andare sì. Di corsa, perché voglio mettere tanta carne al fuoco. Dunque il PD, il centrosinistra, non si apparenta. Cardarelli. Noi credo che non faccio, che nemmeno noi faremo apparentamenti, stiamo però ragionando con le altre liste civiche per trovare, se ci sono delle convergenze, una strada comune. Ok, veniamo. Posso? Sì, prego, prego. No, io lo dico anche chiaro che uno stile anche in questi giorni, siamo una città medio piccola. Come dimensioni di abitanti, e anche le promesse di assessorati che si fanno in giro, che ormai la città circola. Io faccio un impegno, noi siamo una coalizione e ci prenderemo l'onere di scegliere all'interno anche di quella che è la coalizione. A me sembra che stiano girando molte voci in città dove trasversalismi puri e promesse di assessorati. Cardarelli, ce l'ha con lei? No, detto, si può prendere un impegno a dire che... Se parliamo dei trasversalismi, credo che Rossi ne rappresenti una buona parte, per cui probabilmente si stava guardando allo specchio quando ha pronunciato frasi di questo tipo. Beh, cominciamo bene. Ne approfitto per salutare Alfonso Marchese della redazione insieme a Filippo Partenzi. Alfonso, volevi già intervenire, credo? Sì, io a Rossi volevo fare questa domanda. C'è stato un accordo con Grifoni, le cui aspettative sono state deluse, e qualcuno all'interno del PD ha qualche riserva per quanto riguarda un presunto accordo sulla vice sindacatura. Cioè, dire, questo creerà qualche tensione all'interno del PD? No, io ho detto governabilità, ho preteso dal mio gruppo consigliare, tra virgolette, dimissioni in bianco, nel senso che voglio la libertà assoluta di scegliere la squadra di giunta. Non vado promettendo assessorati a tutto e a tutti, come sta avvenendo in questi giorni da altri, e lo ribadisco senza problemi, perché posso impegnarmi a dire che non andrò a prendere assessorati dalle altre liste. Non so se Fabrizio può fare altrettanto, io lo dico, e questo è un punto chiaro, così come con le liste della mia coalizione condividerò la scelta, e mi sembra che ad oggi ci sia la massima unità. Cardarelli, se vuole brevemente replicare e poi andiamo avanti. Ma sono argomenti ai quali non probabilmente non merita nemmeno perdere tempo per la risposta. Ma no, io, cioè dire, Cardarelli, volevo fare un'altra domanda, se permetti. È imminente oppure... No, è imminente. Benissimo. Più o meno è equiparabile, prego, a Marchese, quella, prego, di Ross. Ecco, Forza Italia marcerebbe verso il PD e ci sarebbe un accordo sotto banco. Tant'è che Rinnovamento si muoverebbe, ha telefonato appunto a organi nazionali. Andiamo un po' nella fantapolitica, Girlanda, così, però, ecco, perché possa intervenire. Fabrizio, quanto è vero questo? Voi vi siete mossi verso Girlanda perché intervenga a livello nazionale qui? No, io non ho telefonato a nessuno, perché semmai, se devo parlare, parlo con i livelli locali per sapere che cosa intendono fare,
se intendono condividere la nostra strada oppure no. Non ho bisogno di fare delle telefonate a zio o a nonna perché intervenga sul nipote, perché non è questo il nostro modo di intervenire. Oltretutto non ho nemmeno particolari confidenze con questi maggiorenti del partito, per cui non è nemmeno mia intenzione. Ecco. Su questo accordo sotto banco? Assolutamente no, io quando dico che non ho problemi, a differenza anche che vorrei dire che io prenderò i miei assessori, la mia squadra all'interno della mia coalizione. Non so se Fabrizio può dire altrettanto, visto che si parla di tanti movimenti, liste Brunini e altri, cioè è un concetto anche di chiarezza nei confronti anche dei cittadini e impegni da prendere. Io su questo non ho problemi a dire che non andrò a prendere assessori da altre parti. L'ultima, poi andiamo avanti. Sì, noi abbiamo un'idea un po' diversa. Noi vorremmo prendere le persone capaci per fare gli assessori. Qualunque, sono molto provocatorio, qualunque sia la loro provenienza. Preferisco dei grossi professionisti che possano occupare i posti che servono, gli incarichi che servono, proprio perché sappiamo quali sono le difficoltà che c'ha il comune di Spoleto. E il metodo Cencelli, che è quello al quale si riferiva l'amico no, Rossi no, prima, è un discorso di correttezza con i cittadini, è un discorso di correttezza, è proprio quello che ha portato, abbi il coraggio di dire con chi stai parlando, così non senza me problemi. Ne vado, perché Andrea, non è possibile. Però i migliori ce li avete già in lista, no professore? Allora, noi abbiamo in lista molti dei migliori, probabilmente se ci guardiamo intorno ne troveremo altri altrettanto bravi, perché certamente non metteremo, per esempio, una, con tutto il rispetto, una segretaria di scuola media a fare l'assessore allo sviluppo economico, come hanno fatto loro, perché questo è il loro... va bene, però non andiamo sul personale adesso. Andiamo al ballottaggio vero e proprio, Rossi. Io direi di procedere. Sì. Perché posso dire una cosa? Una, perché non partiamo. Anche questa sera si dice rinnovamento e non so l'altra lista. Io ho detto, sono venuto in campagna elettorale a sostenere Fabrizio Caldarelli, Angelino Alfano e la Beatrice Lorenzini, che era la capolista del nuovo centrodestra nel centro Italia per le europee. Non mi risulta che sia stata eletta. Chiedo un favore, perché anche giocare sull'ambiguità di un presunto civismo. Il centrodestra a livello nazionale si è diviso tra Berlusconi e ad Alfano. Anche in questa città c'è Alfano che sostiene Caldarelli e Berlusconi Forza Italia che era con Emili. Ribadirlo penso che sia un atto di chiarezza anche nei confronti dei cittadini. Ma senza alcun problema, è cronaca più che chiarezza, visto che abbiamo... Però vedo che si fa confusione, visto che c'è il simbolo del nuovo centrodestra. E allora significa che la confusione sta a livello di governo, perché voi ci avete Alfano... No, è la chiarezza, è la chiarezza che Alfano è venuto a sostenere te. Io vorrei parlare di qualcosa di pratico. Beh, anche di questo, però, non ti preoccupare. No, questo è il metodo che usate, io vorrei parlare di questo. No, metodo, anche di questo. Parliamo di numeri, un attimo. Parliamo di numeri e del ballottaggio vero e proprio che arriva tra una decina di giorni. Vi dividono al momento 13 punti percentuali. Anzi, per la precisione sono 2.665 voti, perché questo conta ai fini del conteggio finale. E comunque, allo stesso modo, siete entrambi lontani dal 50+1, fatidico. Allora, Caldarelli, cominciamo da lei. Lei ha ottenuto quasi 2 punti percentuali in più rispetto alla coalizione che la appoggia. Questo significa, ovviamente, che la sua figura è gradita anche al di fuori degli schieramenti canonici, diciamo, che la sostengono. Però allo stesso modo potrebbe anche denotare tutti i limiti dal punto di vista numerico della vostra base elettorale. Quindi le chiedo, che cos'è secondo lei che dovrebbe spingere un elettore di sinistra ad andare a votare rinnovamento alle prossime, al ballottaggio, insomma, imminente? Tra l'altro, come diceva anche Rossi, vi proclamate civici, ma in realtà al vostro interno non è un mistero, ci sono delle anime storiche della destra locale. Che è il simbolo del centro-destra. Un attimo, prego Caldarelli. Allora... io vorrei riportare il discorso sul piano politico, programmatico, e che sono i temi che mi stanno più a cuore, perché quello del poltronismo stanno molto più avvezzi al Partito Democratico, per cui questi discorsi dei poltroni li lascio fare a loro, tant'è che sono il primo discorso che hanno tirato fuori. Ora, il discorso nostro è questo. Noi siamo veramente preoccupati, perché non possiamo dimenticarci che questa città è stata praticamente distrutta da questi signori. È ora che questi signori si riposano, perché
non è possibile riconsegnare la città a chi ha causato un danno enorme come quello di 10 milioni di euro che potranno diventare 12-13 sul buco del bilancio. Hanno dimostrato di amministrare la città così, non ho capito come possono pretendere di rappresentare il nuovo, adesso si cambia, ogni 5 anni cambiate, ogni 5 anni ridite gli stessi slogan, ogni 5 anni di fatto rifate gli stessi errori se non più gravi, per cui noi vorremmo cambiare questo, vorremmo riportare i conti alla verità, vorremmo riportare i cittadini ad interessarsi di politica e non ad essere schifati come lo sono in questo momento. D'accordo, però poi si vince con i numeri, no? E Spoleto si sa che storicamente i numeri dove sono? Il nostro messaggio lo abbiamo dato piuttosto chiaro. Se saremo ritenuti noi quelli che sono più capaci, sono più spendibili per riportare la città in bonus, saremo nel governarla. Se verrà ritenuto più capace Rossi e la sua coalizione, non c'è nessun problema, andremo all'opposizione, perché noi non abbiamo secondi scopi per i quali ci proponiamo a fare sindaci, non abbiamo la gestione del potere così come è stata perpetrata per tanti anni. Noi il nostro incarico lo interpretiamo come un servizio, è una cosa completamente diversa dal loro modo di fare. Rossi, vorrei rispondere. Mi dice anche però, secondo lei, allora perché un elettore storicamente di centrodestra o magari di 5 Stelle dovrebbe vedere in lei una figura di riferimento per il ballottaggio? Le rispondo che a differenza di Fabrizio, io voglio garantire l'apertura di una stagione nuova per Spoleto e la pacificazione della città, perché Fabrizio quando parla sembra che sia stato in questi anni su Marte. E lo dico perché ha fatto l'assessore nella giunta Tulipani dal 90 al 95 e lui è stato classe dirigente di questa città, ha amministrato per tanti tanti anni una banca locale in maniera unitaria con tanti altri, e questo è un dato politico, lo voglio sottolineare perché in questi giorni si è giocato molto nell'ambiguità anche di quello che si cercava di dire quando si toccano alcuni argomenti, e lo dico perché guardate che quello che è successo in questa città, anche nel mondo del credito come in altri ambienti, questa litigiosità di persone che sono state a braccetto per anni e anni, cioè io non faccio attenzione anche quando Caldarelli parla del buco di bilancio, e lo ho rifatto anche oggi e lo contesto radicalmente, che Fabrizio Caldarelli non fa parte della magistratura contabile che deve certificare la correttezza dei bilanci, ha la legittimità lui come chiunque altro cittadino di rivolgersi alla magistratura anche contabile per chiedere chiarimenti, ma poi attende la sentenza, non che fa la sentenza politica sulla base di un ricorso, perché questo lo contesto radicalmente, perché in questi anni, cioè, si è fatto anche campagna elettorale su quelli che erano dei ricorsi senza attendere le sentenze da chi è abilitato a darle, e questo lo dico chiaramente che ci distingue, perché è ora di farla finita che sulla base anche del ricorso a tutto e chiunque che è legittimo poi si attendono le sentenze, perché non spetta né a me, né a lui, né ad altri dare le sentenze, ci sono gli organismi competenti. Caldarelli, insomma, bisogna attendere i tempi della magistratura e non quelli della cronaca. Paese civile, sì, Daniele. Per raccontare allora i fatti. Allora, leggo a questo punto due righe di un comunicato che è firmato Partito Democratico, dove si dice: ma Caldarelli, con la logica del muoia Sansone e tutti i filistei, non si è fatto scrupoli nemmeno quando è ricorso alla Procura della Repubblica anche per presunti illeciti della Banca Popolare, cancellando un istituto di credito con più di 100 anni di storia. Quindi l'istituto di credito l'ho cancellato io. Questa è un'accusa. Posso gravissima rispondere? No, questa no, perché su questo ci tengo. Su questo, no, Daniele, su questo ci tengo. Però questa non è una risposta. No, no, perché se lo il sta candidato tirando Rossi fuori, consente, lo sta tirando fuori da molti il candidato, no, da molti, perché questo da è un giorni. No, no, beh, questo io sai che ho preso le distanze, però non hai la presunzione di una superiorità morale. Non hai la presunzione di una superiorità morale, non ce l'hai. Denunciato e questo ce l'hai. Il 23 maggio, sì, quindi non hai la presunzione di una superiorità morale. Devo sfumare pubblicità. Oltre 10.000 clienti soddisfatti, un'offerta particolarmente ricca con grandi occasioni, nuove, usate e a chilometro zero. Auto, moto, veicoli commerciali e industriali. La soluzione ideale per tutte le tue esigenze è Maranauto. Seguici sul nostro sito internet, Facebook e Twitter, sempre aggiornati. Maranauto è anche rivenditore Suzuki e Mitsubishi. Maranauto è la miglior soluzione per l'acquisto della tua vettura. Mettiti seduto, al resto ci pensiamo noi. Garanzia post vendita con soccorso gratuito.
Biancheria Principe per il mese di maggio ti offre il giusto riposo. Materassi Permaflex con reti motorizzate e il famoso Memory Foam. Il giusto riposo è anche poltrone relax. Possibilità di finanziamenti personalizzati. Di nuovo dall'Hotel Clitunno con Dante Andrea Rossi e Fabrizio Cardarelli, candidati al ballottaggio per il sindaco di Spoleto. Cardarelli, stava terminando un concetto piuttosto rovente relativo a una lettera, a un comunicato del Partito Democratico. Se ce la faccia a finire, provo a finirlo. Se Rossi pensa debba... Andiamo avanti, ora gli animi sono calmi. Di nuovo, interrompermi, lo faccia, tanto non è che convince nessuno facendo così. Stavo dicendo... Io ci provo. Ecco ancora, quindi non riesce evidentemente a interrompere. Facciamolo terminare, dai. Allora, stavo dicendo, queste accuse infamanti ovviamente troveranno la normale risposta nelle sedi opportune. Mi riferisco, ovviamente, quando dico delle tesi assolutamente sballate, alla tesi che sostiene il candidato sindaco, dove dice che fondamentalmente non spetta a noi giudicare. È vero che non spetta a noi giudicare, a noi spettava segnalare all'autorità competente, perché un pubblico ufficiale ha l'obbligo, è tenuto ad informare le autorità competenti quando trova delle irregolarità o delle ipotesi di irregolarità. Noi abbiamo trovato ipotesi gravi di irregolarità e le abbiamo segnalate alle autorità alle quali siamo tenuti a rivolgerci, e sono la Procura della Corte dei Conti e quella della Repubblica. Se questo dispiace a chi è arrivato o a chi arriverà da avvisi di garanzia, mi dispiace per loro, ma non è un problema che interessa a me. Vorrei rispondere. Allora, io su questo sarò chiaro. Io non accetto l'idea di una presunzione di superiorità morale da parte loro, perché è quello che è avvenuto in questi anni. E voglio essere chiaro, qualche anno fa il buco di bilancio di 187 milioni di euro del Comune di Perugia ha visto un intero consiglio comunale pretendere chiarezza dalla magistratura contabile e evitare il fallimento di quella città. Solo in questa città, per quello che sono dati ufficiali, non quelli che dà Caldarelli, 5 milioni e 7, è legittimo fare tutti i ricorsi, perché io non contesto questi. Contesto invece la sentenza che si vuole dare prima dell'attesa della sentenza ufficiale della magistratura contabile, perché forse i cittadini non lo sanno, ma spetta ai dirigenti, direttore generale, revisore dei conti e poi magistratura contabile certificare la correttezza dei bilanci di un comune. Io non tollero più il fatto che in questa città, solo in questa città, ci sia un'opposizione, un gruppo che pretende di dare loro le sentenze rispetto a chi è tributato a darle. Cardarelli, parliamo di politica un po', dai, parliamo di politica. Il suo rapporto con Giampaolo Emili, la lista Due Mondi e quel che resta a questo punto di Forza Italia, che l'elettorato spoletino, ricordiamolo, ha fatto precipitare al 7,7%. Teme accordi trasversali possibili? Ma io non voglio entrare in meccanismi che non mi sono propri, e Rossi, se vuole fare gli accordi trasversali, li faccia, non c'è nessun problema. Sarebbero gli ennesimi. Non li farò, tranquillo. Ecco, sarebbero gli ennesimi che io dico che non darò assessorati a nessuno. Vabbè, l'ha già detto Rossi, però ora allora, la domanda è per Cardarelli, poi vengo da lei. Agli osservatori vorrò far notare che il concetto di educazione è piuttosto labile in Rossi. Sì, beh. Vabbè. Le voci che messo in giro in questi è piuttosto labile. Aspetta, quindi, se ci riusciamo a parlare, parlo. Se no, se è così, facesse un monologo e non c'è nessun problema. No, non ci sarà monologo. Finisca il concetto sulla... Se ce la faccio, sì. Allora, stavamo dicendo che noi, per quanto concerne gli accordi, se faremo accordi, li faremo alla luce del sole. Non abbiamo bisogno di vederci la sera a mezzanotte e mezzo, l'una, le due di notte dentro una macchina. Adesso lo faccio un esempio. Perché io queste persone... Se l'hanno fatti non le ho viste, per cui non posso dire. Non dovresti dirlo. L'ho citato, però lo dici. Lo c'hai con la paglia, perché io non ho parlato. Però teniamo il livello sopra una certa. Teniamo il livello un po' più alto. Questo è un esempio casuale o non è casuale? È un esempio del tutto casuale. E allora stavo tentando di dire, noi gli accordi li potremo fare se condivideremo
i programmi alla luce del sole. Alla luce del sole, benissimo. Certo, come sempre abbiamo fatto. Ecco Rossi, a proposito di programmi, la lista Vince Spoleto, più che di programmi di appartenenze, di provenienze politiche, ecco, Vince Spoleto di Massimo Brunini sembra a molti una costola quasi del PD, una costola crinata senza dubbio, ma comunque una costola. Ecco, voi siete certi che il loro consenso possa rientrare al secondo turno? Naturalmente, oppure pensate ad accordi diversi con Cardarelli? Io guarda Daniele, ti rispondo in maniera chiara, perché quando dico che Fabrizio vive su Marte, forse gli è sfuggito un punto, che il dato delle europee ha visto il Partito Democratico al 42% in Italia e a Spoleto al 47%, e quel dato è frutto anche del coraggio di un cambiamento che lo abbiamo fatto a livello nazionale, dove il segretario fondatore Veltroni oggi fa campagna elettorale per il Partito Democratico senza incarichi, lo fa Massimo D'Alema, lo fanno tanti altri, perché abbiamo avuto il coraggio di cambiare un gruppo dirigente. Lo stiamo facendo dappertutto, anche nella nostra Spoleto. Poi sfugge, perché io ritorno su questo, che quando Caldarelli andava in ospedale con la Lorenzin, capolista del nuovo centrodestra nel centro Italia, così come con Alfano, abbiamo visto i risultati che ha prodotto Alfano a livello nazionale, che ha superato di poco il 4%. A Spoleto c'è il 47% di cittadini e cittadine che hanno votato per il Partito Democratico. E dico che cosa in risposta alla tua domanda? Che Massimo Brunini è uno di quelli che non ha compreso che c'è una richiesta di cambiamento forte, che lo riguarda anche io, il contributo delle idee. Massima inclusione a tutti, però vogliamo andare in coerenza con quello che è il messaggio di Matteo Renzi. Ok, ci sono dei contributi online? Ecco, Marchese. Io faccio due domande in una. Fabrizio, hai detto che subito dopo che un candidato sia stato eletto a sindaco deve consegnare le chiavi e quindi al commissario e ritirarsi. Stante la situazione finanziaria. Stante la situazione finanziaria del comune. Certo. Per quanto riguarda Rossi, io volevo chiedere se non sia stato un errore da parte anche della segreteria del partito espellere Brunini e compagni alla vigilia appunto di un ballottaggio. Beh, ma lo statuto glielo imponeva al PD. No, al di là potevano anche ritardare. Io parlo di strategia politica, avrebbero potuto ritardare. Chi va primo? Cardarelli sul bilancio, poi Rossi sull'espulsione. Allora, c'è una terza via rispetto alla che fortuna non ci siamo fatti niente, che è quello che sostengono loro, e a quello del commissariamento, che è l'ultima razio. C'è la terza via, che è quella di cercare di rientrare da questa enormità che c'è nel buco di bilancio, stipulando un mutuo con una durata decennale, conseguenza della dichiarazione di predissesto finanziario. Cioè c'è una via di mezzo, che non ci costringerebbe alle dolorose vendite alle quali invece assisteremmo se vincesse la coalizione di Rossi, perché in continuità con quello che ha fatto l'amministrazione passata è previsto un piano di alienazioni dolorosissimo. Per cui io dico, c'è la terza via, abbiamo il coraggio di ammettere i problemi per quelli che sono, contraiamo un mutuo a lungo termine, prendiamoci tutto il tempo che serve per poter rientrare con questo grosso problema, e fondamentalmente non ammazziamo i cittadini con tutte le tasse al massimo, così come è stato fatto nella passata amministrazione. Rossi sull'espulsione di Brunini dal PD. Lo hai detto tu, c'è lo statuto che parla chiaro, ma risposta ad Alfonso è noi abbiamo anche voluto evitare, come in altre città, che si giocasse sul fatto che ci fossero più rappresentanti del Partito Democratico. La chiarezza nei confronti degli elettori oltre che degli iscritti. E a questo punto sentiamo da Filippo Partenzi se ci sono contributi dal web. I nostri lettori cosa chiedono ai candidati? Allora, ci è arrivata in redazione una domanda di Monica che chiede ai due candidati sindaco: qual è la vostra strategia per la tutela del territorio, considerando che molti capannoni industriali ed edifici di nuova costruzione risultano essere vuoti e che i turisti vengono a Spoleto non per vedere i centri commerciali ma per godere del paesaggio e della natura circostante? Sarete disposti a non rilasciare più concessioni edilizie, rinunciare agli introiti che nei
derivano e incentivare il riutilizzo degli edifici vuoti? Allora, prima di rispondere, sappiamo tutti quali sono i programmi, quindi andiamo strigliati sui 30 secondi a risposta. Prego Cardarelli. Allora, l'abbiamo scritto, sembra che la nostra ascoltatrice abbia già letto quello che abbiamo scritto nel nostro programma. Noi faremo in modo tale che sarà privilegiato il recupero dell'esistente, che sarà ridotto di molto la nuova edificabilità, perché fondata su un piano regolatore inapplicabile, inapplicato, e soprattutto recupero di qualità e quindi la salvaguardia del territorio sotto tutti i punti di vista. Quindi le concessioni edilizie non le usate ripianare il bilancio, questo non è uno strumento. Assolutamente, possiamo... non possono Perfetto. Essere utilizzate per quello scopo. Bene, Rossi. L'ascoltatrice, noi andiamo in linea, lo abbiamo detto, il piano regolatore approvato alla quasi unanimità, perché non ci furono voti contrari, e nel 2003 era totalmente sovradimensionato per una città di 60.000 abitanti. Noi abbiamo detto che andiamo in coerenza anche con gli obiettivi europei e abbiamo per questo chiamato Spoleto 2020, perché vogliamo riqualificare l'esistente anche sotto l'aspetto della priorità energetica, dell'energia rinnovabile. Andremo anche a rivedere insieme a tutti gli attori della città, adesso siamo in un albergo, anche con chi opera nel turismo, con il mondo dell'associazionismo. Quindi non ne rilasciamo più le concessioni. Vogliamo riqualificare le nostre periferie e la nostra città, perché è una città che oggi non è a misura d'uomo oltre che di turista. Ecco, fermo restando che c'è una responsabilità politica dietro, immagino, no? Di questo. Sì, dietro io ho detto che quando dico ora si cambia, io ho detto i piani regolatori delle pacche sulle spalle, dove maggioranze e minoranze avallavano tutte le osservazioni che venivano fatte per un piano regolatore, non ci saranno più e noi su questo saremo chiari. Ce n'è un'altra, partenza. Allora, sì, Sara vorrebbe porre un semplice quesito riguardo alla pulizia delle strade e soprattutto dei muri. Possibile che il ponte delle torri e le vie della città debbano essere così imbrattati? Possibile che non si possano sensibilizzare le scuole riguardo questo argomento? Rossi, ma costa tanto fare un po' di sorveglianza ai vicoli della città, alla parte storica del nostro centro? Noi dovremmo, penso, oltre che attivare tutti i sistemi di controllo, anche è una questione di civiltà e di educazione, quindi coinvolgere anche tutte le scuole, ma fare campagne di sensibilizzazione e dire che il patrimonio di tutti lo si deve difendere è una questione di civiltà che caratterizza anche un comune come il nostro e una città come la nostra. Quindi penso che su questo dovremo intraprendere anche delle attività di sensibilizzazione, ma chiamando ognuno alle proprie responsabilità. Cardarelli, l'ascoltatrice faceva riferimento proprio alle scuole. Lei come la vive? Questo possiamo definirlo in un certo senso degrado culturale, specie fra i giovani? Questo è un degrado culturale che è anche segnale di un disagio, perché un ragazzo che non soffre disagi particolari non trova nemmeno la ragione per la quale prendere la bomboletta e andare a scrivere qualche scritta più o meno demente sul ponte delle torri. Almeno su questo i due c'è però anche da dire che ci sono anche i sistemi di controllo che possono essere utilizzati e non sono stati mai utilizzati, e c'è anche l'intervento della possibilità di cancellare queste scritte, invece vengono lasciate in bella posta per mesi, mesi e mesi, segno di una attenzione assolutamente scarsa alle peculiarità del nostro territorio. Ecco, se c'è un problema tra i tanti che abbiamo sempre segnalato nelle amministrazioni che da troppo tempo governano questa città, è questa assoluta sciatteria nei confronti della città e questo assoluto modo trasandato di governare una città. Rossi? No, replico brevemente. Qui vedete anche quando c'è la crisi delle nostre aziende, così come anche questo elemento di degrado culturale, che hai ragione tu Daniele, non è che c'è qualcuno che è contento che ci siano questi elementi che vanno condannati e sul quale dobbiamo trovare tutti gli strumenti, io penso in maniera unitaria, per combattere chi colpisce anche la bellezza dei nostri monumenti e della nostra città.
dire che c'è assenza di attenzione o di strumenti è un qualcosa che può attenere a una campagna elettorale, ma io dico questo dovrebbe essere parte di una battaglia comune insieme alla città e non in uno scontro politico. Io mi limito a ricordare che in due avete ottenuto oltre il 63% dei consensi, cioè due spoletini su tre quasi hanno votato per uno di voi due. Credo che questo capitale vada in qualche modo valorizzato anche dopo il voto dell'8 giugno. Un attimo di pubblicità e torniamo con Alfonso Marchese. Tecnologico, modesto, ovvero Decar. Cesare Proietti Pesci è l'uomo di fiducia per qualsiasi problema di elettronica sulla tua auto. Cambio olio e filtri, assistenza climatizzatore, revisione, software centralina, batterie nuove a prezzi inferiori del grossista. Decar, ridai la scossa alla tua auto. Macelleria Partenzi. Da tre generazioni lavoriamo le migliori carni per presentarle sulle vostre tavole. Vi portiamo la sicurezza di una qualità superiore che si tramanda di generazione in generazione. Di nuovo all'Hotel Critunno con i due candidati a sindaco di Spoleto, Andrea Rossi e Fabrizio Cardarelli. C'è Alfonso Marchese che voleva intervenire sulla questione decoro urbano, credo? Sì, io volevo fare una domanda ad entrambi. Il comune di Spoleto, a Via del Mercato, è proprietario di locali commerciali propri. Nella passata amministrazione era stata creata una a prezzi, ovviamente a canoni piuttosto agevolati. Non c'è stata alcuna richiesta. Questo non è un segnale piuttosto preoccupante per quanto riguarda il centro storico? Lo è sicuramente, tanto noi l'abbiamo messo come priorità del nostro programma di rivitalizzare il centro storico e capire anche che una crisi pesante oggi non incentiva anche iniziative imprenditoriali o di ritorno al centro storico. Noi ci abbiamo basato molto del nostro programma, vogliamo ritornare a coinvolgere tutti gli attori della città nel condividere anche politiche di rilancio nella massima trasparenza e poi cercando anche di andare a incentivare chi ha coraggio di prendere una quota parte nel condividere questo progetto di rilancio. Poi questo purtroppo è anche un aspetto drammatico delle tante difficoltà che tanti nostri concittadini stanno vivendo e su questo penso dovremmo sforzarci tutti per affrontare anche un rilancio sociale economico della città. Cardarelli, lei dal centro storico proviene storicamente. Sì, ci sono nato. Io non vorrei che si invertisse il rapporto causa-effetto. Cioè non è la causa quella del fatto che nessuno vuole aprire i negozi e l'effetto è quello che non viene la gente al centro storico. Il fatto che, secondo me, invece, è il negozio che apre laddove c'è necessità e opportunità e senso aprire perché c'è gente al centro storico. Quindi bisogna fare in modo tale che la gente abbia la ragione per tornare al centro storico, abbia le facilitazioni nel tornare al centro storico, cioè prima bisogna creare le condizioni affinché la gente torni ad abitare al centro storico, torni a visitare in massa il centro storico e allora sarà una conseguenza quella che i negozi riapriranno al centro storico. Cioè non basta l'asta a prezzi modici. No, quella è l'ultimo dei metodi. Prima bisogna, per esempio, incentivare, no, mi riferisco alla possibilità che l'ICI abbia delle riduzioni particolari per le coppie giovani che vengono a abitare al centro storico, cioè una serie di incentivazioni per le quali ci sia la ragione di tornare ad abitare al centro storico, cioè quello che è una politica contraria al 100% rispetto a quello che è stato fatto in tutti gli anni del passato in cui abbiamo incentivato invece l'esodo dal centro storico, perché quando facciamo, abbiamo fatto delle zone, delle zone abitative, degli agglomerati urbani come quelli di nuova costruzione, mi riferisco alla zona PEP, vi discorrendo, si è fatto tutto ciò che si poteva per poter svuotarlo il centro storico. Adesso ci siamo accorti che replicare. È stato un clamoroso, certo. E adesso abbiamo bisogno di riportarlo. Rossi, per dieci anni circa il comune di Spoleto è stato il centro dei mille cantieri, no? Post-sismico. Sì, sì. E questo sicuramente ha contribuito all'esodo, ecco, no, per completarlo no, il quadro. Voglio rispondere perché quando dico che Fabrizio Caldarelli non è stato su Marte in questi anni, tanti esponenti che sono nelle sue liste della destra storica locale e che hanno fanno i consiglieri e che hanno non ostacolato perché non hanno votato contro
quei piani regolatori che lui dice non erano su Marte, lui è espressione di persone che hanno condiviso le scelte sbagliate di politiche urbanistiche di questa città. Quando si dice di ritornare a incentivare sono problemi molto più complessi dove dobbiamo condividerli, perché se oggi abbiamo 2.400 e poco più residenti nel centro storico e tutto il resto della popolazione in un'immensa periferia, è un problema da affrontare insieme senza la retorica e la demagogia. Sì, ci sono i verbali, no? Perché ci sono i verbali di consiglio comunale. Sì, e tanto è vero che Daniele, se tu vai a vedere quei verbali nel 2003, quanti sono dei consiglieri che lui ha in lista che hanno votato contro? Lo dico, questi sono dati di fatto. Allora basta con la demagogia e la retorica, perché qui ognuno deve assumersi anche delle responsabilità. Io non c'ero in consiglio comunale, parlo del cambiamento, lo ha fatto Renzi anche a livello nazionale, sappiamo di avere le responsabilità anche dei governi precedenti. Io voglio cambiarla questa città. Cardarelli. Allora, la vuole cambiare tanto che sono stati rieletti Rossi, Lisci, Martellini, Trippetti, Montesi, Campana, Catanossi, cioè tutti quelli allora che sono Panfili, allora, Speranza, adesso, gli altri della... Ma insisto perché so che ti fa male, perché sei allora, la destra storica locale che hai coinvolto. Marco Rippetti è una persona che io non la scambio con quelli che hai tu. Marco Rippetti non lo scambio, Diego Catanossi non lo scambio. Allora, capito? Probabilmente un piccolo corso di buona educazione non farebbe sì, male. Sì, però allora Rossi. Vale anche per te. Partenzi dal web. Perché io non ti ho interrotto. Partenzi dal web. Allora, abbiamo un contributo da parte del nostro lettore Pietro che chiede a Rossi il suo slogan "E ora si cambia", ma onestamente non vedo molto cambiamento nel candidare un rappresentante di un partito che a Spoleto governa da decenni. In un'intervista poi ha ammesso che se avesse vinto avrebbe dato spazio a molti nuovi giovani, ma le ricordo che la lista con il quale ha ottenuto larghi consensi è composta consiglieri provinciali e comunali. Però vedete, cioè, su questo sarò chiarissimo, Laura Zampa o Massimiliano Capitani o Diego Catanossi, tanto per fare nomi, dico due consiglieri provinciali, sono il cambiamento per me? Sì, sicuramente. Il consigliere provinciale Panfili, quanti anni è che fa attività nelle amministrazioni locali o provinciali? Massimiliano come Laura sono la prima esperienza. Noi siamo, no. Capitani, noi siamo stati, no. Capitani ha fatto una volta il consigliere comunale, Daniele, cioè non fare la... Vorrei dire cronaca, che il nostro statuto prevede di non fare più di due mandati. E infatti ce ne avete messi due e poi gliene fate fare tre. Tanto è vero che... Tanto è vero. Martellini... Martellini non giocare. Passeri che non è stato eletto e su quello sulla responsabilità, tanto è vero, Martellini... poco testimoniare terzo, e tutto quanto. Io penso che da Gianluca Speranza a Giampiero Panfili, ai tanti che lui ha in lista della a cominciare anche da Fabrizio Caldarelli, perché non è stato su Marte, quando io ricordo che dal 90 al 95 ha fatto l'assessore con la giunta Tulipani, è ricordare un po' la memoria, perché spesso questo paese soffre di una memoria corta. E allora dico, massima chiarezza, io mi impegno a cambiare, ho detto che sarà una giunta di radicale cambiamento. Sono stato, a differenza di Fabrizio, anche chiaro nel dire che non darò assessorati alle altre liste. Lui non so se lo può dire questo. Insomma, lui mette gli eletti. Adesso riportiamo il discorso in una serenità della quale Rossi vedo che ne ha perse le caratteristiche. Fatto di avere parla serenità o determinazione, che rappresenta la terza generazione, determinazione. Che si occupa di ma sì, Spoleto, sono d'accordo, però io non ho problemi. La terza generazione. Non ho problemi che la passione politica, io dico che avere tra 5 anni, smettere e passare il testimone rispetto a Brunini che è 44 anni che fa attività nelle amministrazioni, tu che la fai da tanti anni sia in un ruolo che in altri ruoli, non mi sembra che in un ruolo in altri ruoli, e allora su questo per me non è un problema, è l'orgoglio delle radici. Tu appartieni a una certa estrazione legittima, dignitosa di questa città. Io ho detto, io rappresento il centro-sinistra, tu rappresenti un certo centrodestra, e su questo ci confronteremo.
Bene, da un candidato che è anche segretario di un partito che governa la città per, da 40-50 anni, partito e suoi progenitori, diciamo, di quel partito, a un altro che invece negli anni ha cambiato più volte, diciamo, provenienza politica, nel senso che Cardarelli, lei nasce liberale, fonda il CPA, si candida da indipendente nell'UDC alle regionali di inizio anni 2000 o fine anni 90, non ricordo bene in questo momento, e poi da indipendente in Forza Italia durante lo scontro Brunini anche. Ora rinnovamento, ma com'è possibile chiamarsi rinnovamento dopo tutti questi giri? Allora, no, non sono giri, perché se esamini bene, la mia è stata una realtà sempre di tipo civico, perché non mi sono mai schierato con la targhetta dei partiti, perché nel momento in cui abbiamo fondato il CPA e lo fondammo come esigenza di risposta ad un attacco clamoroso che all'epoca il Partito Comunista Italiano fece contro la caccia, nacque per quell'esigenza, fu una legittima difesa. Poi la mia esperienza è stata sempre nell'ambito delle liste civiche. Le liste civiche, non sono mai stato iscritto ad un partito, mi hanno spesso cercato di coinvolgere nei partiti, ma non ho fatto mai tessere di partito, perché non ho mai creduto troppo nell'esperienza del partito. La rispetto, però non vedo cioè non la condivido, perché poi quando stai in un partito ti succede che non puoi, per esempio, difendere le istanze di una città se i maggiorenti del tuo partito a livello regionale ti dicono che devi stare zitto e certe cose non puoi sostenerle. Io questa libertà la vorrei mantenere. Suocera, hai inteso? Suocera, ha inteso che cosa? Che il Partito Democratico sta cambiando, forse a Fabrizio è sfuggito, ma non ai tanti cittadini, anche a Spoleto, che per il 47% hanno votato Partito Democratico alle europee, 47%, che andrà anche studiato, perché è un fenomeno che non è mai successo nel centro-sinistra, del quale sono orgoglioso, perché abbiamo oggi un segretario che sta cambiando. E io parlo della mia esperienza. Io sono segretario provinciale del Partito Democratico. Potevo, se la logica fosse stata quella del passato, ambire ad altre rappresentanze nelle istituzioni regionali, parlamentari, e non si fa politica per andare nelle istituzioni. Mi è stato chiesto, a differenza di altri, di candidarmi, cioè in un momento difficile, e quindi uno si è reso disponibile perché fa parte di un collettivo, e lo faccio non per... E sono, guarda, lo dico oggi, Daniele, davanti a... Se io tra 5 anni dovessi smettere di stare nelle istituzioni, io credo, un punto per esempio dei grillini che condivido molto, che la politica nelle istituzioni deve avere un costante cambiamento, nel senso che non si può fare politica a vita ogni 5 anni, perché se si fa vita nelle istituzioni per tanti e tanti anni, si coltiva l'orticello elettorale personale e non si fa gli interessi dei cittadini e le politiche di medio lungo termine. Io sono convinto che sta cambiando, e sta cambiando questo paese grazie al Partito Democratico di Matteo Renzi. Rossi e Cardarelli, prima Rossi stavolta, così Cardarelli replica. Come valutate, comunque, come valuta Rossi il dato relativo all'affluenza alle urne? Quest'anno è calato rispetto a 5 anni fa, siamo arrivati al 69,7% al primo turno rispetto al 76,97%, quindi oltre 2.000 votanti in meno. Secondo voi perché? E soprattutto, pensate di poter attingere a questo voto, al voto dei delusi, per il secondo turno? L'Italia continua ad essere il paese in Europa che ha la più alta affluenza al voto, nonostante poi costantemente c'è un calo. E questo penso io, come Fabrizio, abbiamo visto che nella campagna elettorale c'è molta difficoltà, l'abbiamo toccata ancora di più con mano, le difficoltà di tanti nostri concittadini ad affrontare anche il giorno per giorno. E io penso che questo non sia indifferente, perché dobbiamo rimotivare tanti cittadini a essere protagonisti della vita della propria città. Io sono contro l'idea di delegare sempre agli stessi, delegare sempre alle stesse persone. Abbiamo bisogno di cambiare le classi dirigenti di questo paese, e c'è bisogno di farlo non rimanendo spettatori, ma sporcandosi le mani. Cardarelli, il voto dei delusi, secondo lei? Bene, io credo che sia diminuito il numero dei votanti, perché non ci crede più nessuno che la politica possa risolvere i problemi della gente.
sono molti quelli che sono convinti che la politica risolva solo i problemi della politica. I politici si interessano di politica per risolvere i propri problemi, non quelli della polis, per cui è normale che ci sia questa disaffezione. Io spero di essere capace di arrivare dentro le case dei tanti, dei troppi delusi da tutti questi anni di amministrazione di sinistra della nostra città, e che vogliano, che credano che è possibile ancora, nonostante l'operazione abbia delle difficoltà che non ci nascondiamo, abbiano quindi la voglia di tornare veramente a contribuire affinché il cambiamento non sia più una chimera. Marchese, e poi l'appello al voto. Io volevo dire questo: Spoleto si dice che sia la città della cultura, però quello che l'assessorato alla cultura spesso e volentieri è diciamo che viene trainato dalla politica. È un po' un passacarte. Cioè, dire, è un po', ecco. Diciamo, è un assessorato di secondo grado. Festival. Cioè, mentre prima decideva la fondazione, dove la maggioranza delle partecipazioni appunto del comune, decide adesso il ministero, mentre per quanto riguarda lo sperimentale assistiamo a un lento decadimento, eppure è una grande istituzione. Cosa pensa di fare? Tenterete di recuperare quella che è la credibilità e il prestigio del comune, oppure lascerete le briglie in mano ad altre persone che provengono da fuori? Ad altre istituzioni, insomma. No, a persone, proprio a persone. Cioè mi riferisco a Ferrara e mi riferisco ad altri che vengono da fuori. Quindi Marchese fa nomi e cognomi. Prego, Rossi. Ma scusa, dico un'altra cosa, volevo aggiungere in coda a questo. No. Al festival lavorano soltanto 3 persone. La maggior parte della manodopera viene assunta, viene da fuori. Cioè, 3 persone di Spoleto, sì. 3 spoletini, laddove prima era il contrario. Va bene, prego Rossi. Io su questo, quando parliamo della città che deve riscoprire anche la propria vocazione culturale, avendo anche il coraggio di evolversi in maniera coerente con anche l'idea di cultura che abbiamo vissuto in questa città. Tu fai riferimenti chiari a quello che è il festival. È una percezione comune il fatto che il festival debba essere più presente nella comunità spoletina e saper coinvolgere quotidianamente la città. Negli ultimi anni nessuno può nascondere il fatto che questo non sia avvenuto, e lo dico, guarda Alfonso, so che tu sei stato amico vero di Vincenzo Cerami. Io sono stato quello che l'ha portato in questa città. A me è dispiaciuto molto il fatto che le istituzioni non abbiano saputo coinvolgere per davvero questa manifestazione, che è quella che ha reso famosa Spoleto nel mondo, perché dobbiamo ritornare a una connessione quotidiana, e le istituzioni su questo devono pretenderlo, anche facendo in modo che quei 3 persone che dicevi, tanti spoletini, tanti ragazzi e ragazze, si sono pagati gli studi lavorando al festival e vivendolo ogni stagione. Cerami però non è stato mai coinvolto. No, e dico festival. Che questo è uno degli errori, è uno degli errori che a me ha fatto male, perché sono una persona che l'aveva portato qua, ho spiegato perché poi me ne andai, però sono convinto che noi dobbiamo ritornare invece a un protagonismo dove le istituzioni non delegano in bianco ad altri. Cardarelli, siamo quasi in chiusura, lei con queste persone di cui parla Marchese ha avuto a che fare in questi ultimi 5 anni, vero? Sì, noi abbiamo dovuto combattere una vera e propria lotta contro un sistema che non ci piaceva, che era quello della biconduzione del festival da parte dello stesso personaggio, che da una parte era il presidente della fondazione, dall'altra parte dell'associazione, cioè dell'organizzazione del festival. Quindi abbiamo dovuto, presidente e direttore artistico. Sì, presidente. Ecco. Quindi abbiamo dovuto lottare contro questa dicotomia, e alla fine, soltanto alla fine, siamo riusciti a far cambiare lo statuto, e adesso il presidente è di nuovo il sindaco. Io sono un romantico e ricordo ancora con tanta nostalgia, abitavo sopra all'Arco di Druso, la musica che si poteva sentire durante il periodo del pre-festival, quando venivano affittati alcuni appartamenti nel centro storico a degli artisti che venivano e provavano gli spettacoli per mesi prima che cominciasse il festival stesso.
Ricordo ancora tante di quelle sarte, sartine che contribuivano a fare, a predisporre i costumi nei nostri laboratori. Ricordo una intera generazione di professionisti, perché tali devono essere definiti, di lavoratori del festival, parlo di attrezzisti, macchinisti, elettricisti, una generazione che è proprio cresciuta, vissuta proprio sulla possibilità del festival, di predisporre gli spettacoli del festival. Benissimo. Vorremmo che si tornasse a questo, e vorremmo che il festival non fosse la rassegna degli spettacoli degli altri per 15 giorni, ma fosse veramente il risultato di una produzione seria che può essere ottenuta anche in collaborazione con altre istituzioni, tipo per esempio istituzioni scolastiche e istituzioni culturali che fanno bella mostra di sé nella nostra città. Benissimo, siamo davvero ai saluti. Prima di chiudere, i nostri lettori e i vostri elettori sicuramente si sono fatti un'idea già prima di questa trasmissione. Ad ogni modo, 30 secondi ciascuno, possibilmente senza fare riferimento all'altro, un breve appello al voto, cominciando da Cardarelli. Le ragioni per le quali è ora di cambiare, e noi lo possiamo dire, sono veramente tante. Tanti anni di politica ottusa ci ha portato ad un disfacimento del tessuto industriale e un grande impoverimento di quello economico della nostra città, un gran numero di nostri giovani che sono costretti ad andare addirittura a lavorare all'estero. Noi vorremmo predisporre le condizioni per cui questo trend si inverta. Lo possiamo fare probabilmente solo noi, perché noi rappresentiamo la possibilità di cambiare, perché sosteniamo delle politiche completamente diverse da quelle che sono state le politiche fino ad oggi portate avanti dalla sinistra, per cui ci appelliamo ai nostri elettori perché ci diano la forza affinché questa, che sembrerebbe una chimera, diventi effettivamente una realtà. Siamo molto vicini, abbiamo la possibilità di farcela, tanti cittadini ci stanno sostenendo, molti di più ci sosterranno nel secondo turno. Rossi. Io dico che dobbiamo essere non il risultato del passato, ma la causa del futuro. Lo dico che questo paese adesso ha vissuto 20 anni di assenza di politiche industriali a livello nazionale. Noi vogliamo rilanciare la nostra Spoleto andando a braccetto con il governo di Matteo Renzi e con il governo di Catiuscia Marini. E lo dico perché questa città non può isolarsi da tutto e da tutti, la deve smettere di litigare e di andare in contrapposizione a tutto e a tutti dentro la città e fuori da Spoleto. Noi vogliamo iniziare una programmazione territoriale e condividere con i livelli istituzionali regionali, con i livelli istituzionali romani e con la nuova Europa un progetto di rilancio della nostra città, e solo il Partito Democratico lo può fare. Abbiamo preso il 47% a Spoleto alle europee, il nuovo centrodestra di Caldarelli ha preso poco più del 4-5%. Abbiamo io detto dico, senza riferimento io, all'altro. La correttezza di Rossi è quella che ha dimostrato di nuovo in questo appello. Io dico che il sostegno al Partito Democratico di Matteo Renzi, che ha vinto in Italia, noi dobbiamo andare in coerenza con quel progetto, perché non avrebbe senso isolarsi da tutto e da tutti e poi costruire alleanze che sarebbero impossibili. Benissimo, la grande corsa termina qui, la grande corsa adesso la fate voi. Noi ringraziamo l'Hotel Criturno per l'ospitalità, i nostri sponsor che sono Maranauto, Macelleria Partenzi, De Car Elettrauto e la Biancheria Principe. Ringraziamo Filippo Partenzi e Alfonso Marchese della redazione. Grazie. E a questo punto buon voto a tutti.